Buongiorno ragazzi, faccio silenzio perché di là la gente dorme. Oggi è il 19° giorno di pedalate del Buon Giappino lungo l'Italia ed è il 6° credo di risalita verso il nord. Ho dormito alla cascina Gogliarda, come vi ho detto. Adesso sto facendo colazione, un caffè, una pesca e la focaccia con le cipolle a colazione per partire. Guardate che carino però il posto. C'è la zanzariera in mezzo, quindi si vede poco. Magari dopo uscendo ve lo faccio vedere. Finisco la colazione e parto. Ah, non ve l'ho detto, sono a Curtatone, poco dopo Mantova. Adesso ritorno verso Mantova e prendo la ciclovia del Mincio per andare su verso Peschiera e riagganciarmi alla ciclovia Aida, finalmente. Questo è l'ostello dove si dorme. Tutto il giardino, quello in teoria è il ristorante, ma è ancora chiuso. I bagni con la lavanderia esterna, e lì a destra la reception, e qua tutta un'area svago, bella, spaziosa. Parto, sono pronto. Ora lo so che molti di voi si staranno chiedendo: ma come mai se sei già a Curtatone non tiri dritto verso Cremona, così vai in orizzontale verso ovest per tornare a casa? E invece te ne stai tornando verso Mantova e ti fai tutta la ciclovia del Mincio in verticale verso Peschiera? Semplicemente perché facendo così, in zona sud di Peschiera, mi riaggancio alla ciclovia Aida. Ed essendo io uno dei tantissimi sostenitori, mi sono adottato anche il mio chilometro ed era uno dei viaggi che avrei voluto fare a giugno e lo avevo fatto saltare a causa Covid e incertezze che c'erano, e fino ad ora ho pedalato su quella ciclovia solo nelle zone appunto di Vercelli-Novara, ma piccole cose. Almeno facendo così riesco a farmi tutto il tratto da Peschiera fino a Vercelli lungo la Ida. Adesso ho 42 km di ciclovia del Mincio, da dove sono partito, fino al punto dove mi aggancerò alla Ida. Vi aggiorno dopo, ciao ragazzi! No vabbè ragazzi, non so se vi rendete conto dello spettacolo della natura che c'è qui a Mantova. Ragazzi, vado perché sennò se continuo a fermarmi a fare video e foto anche oggi si va lunghi.
Sono arrivato a Borghetto sul Mincio e anche se ci sono già stato l'anno scorso merita una sosta, quindi mi fermerò un po' qui, magari prendo un caffè o qualcosa di fresco da bere. Quello là è la torre del castello Scaligero di Valeggio sul Mincio, non credo di andare su a Valeggio, tanto anche lì sono già stato, c'è un ottimo pastificio dove mangiare i tortelli, ma non è il caso. Comunque ho già provato, quindi giretto a Borghetto, qualche foto e si riparte, manca poco e mi aggancio alla ida, tipo 8-9 km e sono sulla ida. Eccomi arrivato sul ponte di Monzambano, lungo il Mincio. Questo è il punto esatto dove si intersecano la ciclabile Eurovelo 7 del Mincio con la ciclovia Ida. Ciao, buon proseguimento! Ciao! Grazie anche a voi! E niente, ha beccato sta combricola di scassati. Hanno fatto morire da ridere. Adesso loro vanno verso il lago e io sono sulla ida. Circa 80 km, sono le 2 del pomeriggio e sto andando in direzione Brescia, non so, penso va manchino 15-20 km, però non ho un posto ancora dove dormire questa notte. In zona Brescia costano tutte le stanze, i B&B e quello che ho trovato intorno al 50 euro, che mi sembra un po' esagerato per una notte, almeno per me da solo. E ho provato a scrivere su Facebook, a vedere sui gruppi di cicloviaggiatori se c'è qualcuno che ha un consiglio da dare, qualche contatto di un B&B alla portata di un tapinazzo come me. E niente, spero di trovare da dormire, se no pedalo fino a casa. Mancano 250 km a Vercelli. A Brescia ho due notizie per voi e come da copione una è buona e una è cattiva. Quella buona è che ho trovato un B&B a prezzo onesto a Gussago, quindi una decina di chilometri ancora da qui e quindi ormai sono arrivato. Sembrano anche gentili dalla telefonata che ho fatto per prenotare. La cattiva è che il morsettino che uso per attaccare la GoPro al manubrio mi si è spanata la vite, quindi non si riesce più a morsettare, perciò d'ora in poi avrete solo riprese o dalla pettorina o dal casco, che non è che mi piacciono molto. E mi spiace perché l'avevo preso che sembrava bello funzionale, infatti lo era, ma a questo punto è fatto di burro perché non è durato neanche una stagione. Vabbè, facciamoci un giretto per Brescia e poi andiamo al B&B a lavarci e riposarci.
oggi i miei oltre 100 km, tipo 113, li ho fatti. Però adesso sono già lavato, docciato, profumato, pronto a riposarmi al B&B Granville di Gussago. Come potete vedere, stile un po' retro, ma molto carino, pulito, profumato, anche lui come me. E adesso mi riposerò un attimino, perché appunto sono un po' cotto. E poi vado qui dietro, c'è un'osteria tipica con cibo tipico della zona che mi hanno consigliato e dicono molto buona. Vi farò sapere. A dopo.